corretto stile di vita è fondamentale per contrastare le malattie croniche, dai tumori al diabete. Almeno 7 cause di morte su 10 sono collegate direttamente allo stile di vita, ai comportamenti e alle scelte personali. Ormai conosciamo le scelte giuste per la nostra salute, ma non sempre è facile farle. Se ne è parlato a Parigi nel corso della conferenza internazionale sulla riduzione del danno nelle malattie non trasmissibili. Da medico, sono convinto che sia corretto parlare di riduzione del danno e proporre delle opzioni concrete ai miei pazienti. Quello che facciamo come medici, alla fine, è ridurre i rischi legati allo stile di vita. E questo sia che io stia consigliando il vaccino contro il papillomavirus per ridurre il pericolo di cancro del collo dell'utero, sia che stia raccomandando di usare il casco quando si va sulle piste da sci, sia che stia suggerendo un'alternativa meno dannosa a un fumatore che non riesce a smettere. A livello globale, le malattie croniche sono responsabili di circa 40 milioni di morti ogni anno. Circa 16 milioni sono morti premature, che colpiscono persone fra i 30 e i 69 anni. Sappiamo che il 64% dei pazienti con un cancro del polmone, dunque un cancro terribile che sicuramente va a uccidere questi pazienti, continua di fumare dopo il diagnostico di cancro del polmone, perché è molto difficile di non più fumare. Dunque è vero che la sola cosa ottimale è di riuscire a convincere qualcuno di non fumare. Il problema è che tutta l'esperienza ha dimostrato che è una cosa molto difficile a ottenere. E dunque c'è qualcosa che può aiutare con un rischio un po' più ridotto? E infatti c'è la sigaretta elettronica, c'è anche le heat not burn tobacco device. Dunque, come un oncologo, io dico a tutti i pazienti che deve smettere di fumare. Una volta, due volte, tre volte. Se a un certo momento capisco che loro non si smettono, allora provo di convincerli di fumare qualcosa che dà un po' meno di danno. E questa è la cosa che si chiama la riduzione del rischio. 1 miliardo di adulti nel mondo fuma, secondo le ultime stime, e se nei prossimi anni ci si attende un certo calo della prevalenza del tabagismo, da qui al 2025 il numero totale dei fumatori dovrebbe restare lo stesso a causa dell'aumento della popolazione mondiale. E in Italia? I fumatori sono 11,6 milioni, più di un connazionale su 5. A preoccupare gli specialisti è anche la crescita delle donne che fumano. Nel nostro paese le fumatrici sono aumentate soprattutto nelle regioni del sud. E proprio pensando alla salute delle donne, a Parigi si è parlato anche di tumore del seno. In Italia si stima che ci siano circa 50.000 nuovi casi l'anno. E di questi la maggior parte sono operabili in prima battuta. Penso che ci siano circa 500.000 donne in Italia viventi che hanno subito un intervento per tumore al seno. Quindi le prospettive di guarigione sono molto alte, grazie soprattutto alla prevenzione che viene eseguita soprattutto con gli screening mammografici. Il tumore al seno è più frequente nella età premenopausale e postmenopausale. Poi ci sono un gruppo di tumori che sono ereditari, genetici, cioè sono dei geni che determinano delle alterazioni per cui favoriscono l'insorgenza del tumore, il tumore in particolare al seno ma anche all'ovaio, e poi abbiamo molti fattori che riguardano lo stile di vita della paziente. La dieta sicuramente, l'attività fisica e il non uso di abitudini come l'abuso del tabacco e l'alcol. L'obiettivo primario sarebbe quello sicuramente di evitare l'uso della sigaretta, però se ci sono degli altri sistemi che ci consentono gradualmente di arrivare alla sospensione completa, ben vengano.